Ho iniziato a giocare con la musica prodotta dalle reti neurali o, come sono chiamate popolarmente, le intelligenze artificiali. All'inizio l'idea era quella di realizzare alcuni video, un paio, per presentare i risultati di questi miei primi esperimenti. Poi però alla fine ho pensato, ma magari ci aggiungo anche qualcosa di più, qualche spiegazione. E alla fine mi sono quindi reso conto che effettivamente sull'argomento, in maniera più o meno diretta, avevo già realizzato un po' di articoli sul mio blog all'interno di una serie che avevo da diverso tempo intenzione di portare su YouTube. Per cui con questo video ufficialmente inizia Particelle Musicali, una serie in cui proverò a mettere insieme le mie due passioni di musica e scienza. In questo caso però la serie sarà piuttosto aperiodica, quindi non faccio l'errore della scienza con i supereroi che è diventata aperiodica, e inizio subito con una piccola serie di video dedicati all'argomento della musica generata dai computer. Il 1951 la BBC manda una sua troupe presso il Computing Machine Laboratory di Alan Turing. L'idea è quella di registrare alcuni suoni particolari, suoni prodotti dai computer. Per capire bene l'importanza di questi suoni dobbiamo fare però un passo indietro, al 1948. All'interno del suo laboratorio Turing aveva a disposizione due computer, Mark I e Mark II, che erano come tutti i computer dell'epoca di grandi dimensioni, dei veri e propri armadi che occupavano di fatto un'intera parete all'interno della stanza in cui erano installati. Erano in grado di eseguire tutta una serie di calcoli più o meno avanzati grazie alle istruzioni specifiche che venivano date loro dagli operatori attraverso le classiche strisce stampate. Turing, per seguire nel modo migliore possibile le operazioni eseguite dalla macchina, decise di implementare una serie di suoni che venivano prodotti in funzione appunto di quale istruzione veniva eseguita. A ciascuna istruzione diversa seguiva un suono diverso. Ovviamente a Turing non passava neanche per l'anticamera del cervello l'idea di utilizzare quei suoni e quindi il computer per produrre della musica originale, per esempio, oppure per riprodurre della musica già scritta da altri. Un giorno però lo studente Christopher Strache riuscì a consultare il manuale utente scritto da Turing stesso per l'uso di Mark II. E da pianista provetto si interessò subito della parte del manuale relativa alla produzione dei suoni, che studiò così bene che alla fine produsse quello che per l'epoca era l'algoritmo più lungo mai realizzato fino a quel momento, l'algoritmo che permetteva alla macchina Mark II di poter riprodurre l'inno nazionale britannico. Dopo aver realizzato la sua opera, quindi Strache si presentò da Turing e, visto che comunque il ragazzo molto talentuoso era piuttosto noto nell'ambiente della programmazione, Turing decise di concedergli l'uso per una notte di Mark II. Alla fine, quando Turing ascoltò le note dell'inno britannico prodotte da Mark II, disse semplicemente "Good show". E così Strache venne assunto presso i laboratori di Turing proprio nel 1951, quindi giusto qualche mese prima che la BBC mandasse la sua troupe per registrare questi suoni. La troupe però non registrò soltanto l'inno nazionale britannico, ma anche una ninna nanna, Baba Black Sheep,
e le note di In the Mood, pezzo jazz del 1939 di Glenn Miller. Non abbiamo nessuna informazione su chi siano in realtà i creatori dei codici che hanno prodotto la Nina Nanna e il pezzo jazz. Possiamo solo immaginare che magari questi codici siano stati realizzati da altri programmatori scambiandosi un po' pezzi di codice per migliorarli magari. Questo perché, questo invece lo sappiamo, subito dopo l'arrivo di Strachey nel laboratorio, altri dei programmatori si interessarono proprio la generazione di musica tramite il computer, e possiamo solo appunto immaginare che, come nel classico sviluppo di codice open source che c'è oggi, i programmatori si scambiavano le idee e si scambiavano quindi anche i codici. I suoni registrati dalla BBC vennero successivamente recuperati e restaurati intorno al 2017 e oggi sono liberamente ascoltabili sull'account SoundCloud della British Library. Ovviamente trovate tutto in descrizione, sia il link al pezzo su SoundCloud, sia il link all'articolo di Particelle Musicali che ha fatto da base per questo piccolo video. L'appuntamento quindi è alla prossima puntata, in cui ci andremo ad occupare in particolare di musica frattale, facendoci aiutare da uno dei più grandi scrittori di fantascienza, Douglas Adams. Per cui iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di questa serie particolare. Saluti a tutti!